Il nascondiglio della gioia, parabole sul mestiere di vivere. A cura di Robert Shaib. Una produzione Radio Più Roma. Il castello interiore che tu sei è una cosa importantissima, ma guai se dimentichi che sei anche un castello esteriore. Prendo questa bellissima espressione da Chiara Lubick che completa l'espressione di Santa Teresa d'Avila. Cos'è il castello esteriore? Il castello esteriore indica che la nostra vita non si realizza quando ci ripieghiamo su noi stessi, ma quando ci apriamo agli altri. Se ci ripieghiamo su noi stessi, ma anche su Dio, non lo incontriamo. Incontriamo solo un idolo, mentre il Dio vivo e vero ci sfugge. Perché questo? Perché Dio si incontra nella vita reale e non nelle nostre fantasie. Dio si incontra nell'apertura e non nella chiusura. Dio si incontra nella comunione e non nella solitudine. Castello interiore e castello esteriore si completano. Vita personale e vita interpersonale si sostengono a vicenda. La storia del fuggiasco, alla quale ritorno per un'altra volta, ci insegna una grande lezione. Questo ragazzo, se non fosse uscito dal suo castello interiore per imparare il linguaggio degli animali, non sarebbe rientrato in modo riuscito nel suo castello interiore. E questo ci insegna una grande lezione. La vita inizia quando finisce la tua comfort zone. Ne è una grande analogia il parto. La prima condizione per arrivare da qualche parte è decidere di non rimanere dove si è. Per cui castello interiore e castello esteriore non si contraddicono, ma si completano. Chi vive solo di interiorità è tomba di se stesso. Chi vive solo di esteriorità non vive proprio. Il primo implode, il secondo esplode. La vera vita avviene nell'esplorazione di sé e del mondo, nell'armonizzare interiorità ed esteriorità, in modo che uno sia in quello che fa e viva di quello che è.